Caro Marcello positivo. Sorgi, tu che ne hai viste Buongiorno. tante, ben trovato, grande direttore, grande editorialista, ma soprattutto lui, Marcello, ha sempre, come dire, una visione delle cose tra il saggio e il disincantato, cinico è troppo, disincantato. Soprattutto il disincanto. Disincanto, esatto. Che sensazione hai avuto ieri sera da questo match? Mi è piaciuto molto per le ragioni che dicevano anche loro. Mi è sembrato che se lo è giudicato Renzi con un largo vantaggio per il fatto che Renzi è andato lì preparato e Salvini no, questo mi ha colpito di Salvini, questo perché è interessante. Così cercava poi di rimediare in corso d'opera, ma insomma un duello di quel genere, ma dimmi una cosa, ma che gioco stanno giocando questi due Mattei, che in fondo uno è fuori da Palazzo Chigi completamente perché insomma si è messo fuori da solo quest'estate, l'altro insomma è un po' c'è un po' uno strapuntino oggettivamente perché è il partito che crescerà, non mi guardi io quella faccia al momento, però i sondaggi lo danno al 4%, bisogna essere sinceri, per cui qualcosa in più, però. Qualcosa in più, vabbè, insomma, comunque. Però invece hanno occupato il centro della scena, hanno detto agli altri: voi state a Palazzo Chigi a occuparvi di queste robacce tristi, numeri, manovre, noi ci divertiamo in TV. Sì, sostanzialmente hanno fatto. Perché è la cosa che gli interessa di più, cioè la terza osservazione alla fine di quegli 82 minuti è che c'è un elemento narcisistico nei due che supera quello di qualsiasi altro leader, cioè è la cosa che sanno fare meglio, cioè tu dici quegli altri stanno lì a fare le cose noiose, ma meno male che ci stanno, perché poi comunque bisognava consegnare la legge di stabilità, capito? Cioè, loro sono...